Stefano, capogruppo della terza commissione affari esteri del Movimento 5 Stelle e delegato per il Consiglio d'Europa. Dico queste due qualifiche non per vantarmi, ma perché arriveremo a un discorso che ha a che fare con questi due ruoli. Essendo capogruppo all'estero ho tante occasioni di parlare con ambasciatori di altri paesi ed essendo al Consiglio d'Europa ho molte occasioni di confrontarmi con deputati di altri paesi e di trattare alcune tematiche molto importanti, specialmente legate ai diritti e tutto ciò che riguarda la sfera poi del cittadino nei vari paesi europei. E mi sono reso conto di una cosa che chiaramente avevo già intuito, ma poi parlando con altre realtà ti rendi conto di quanto sia pesante, ovvero l'Italia in Europa non conta più nulla. Non è così semplicemente una frase tanto per dire, perché in questa frase vi incastro due situazioni che sembrano semplicemente situazioni problematiche legate a chissà quali tipi di compromessi che abbiamo fatto in passato, invece è tutto correlato. La situazione dei Marò, la situazione della Sarabayeva, Fiscal Compact e MES. Li metto insieme. Li metto insieme perché sembrano scollegati tra loro, ma non lo sono. E sapete, vabbè, il Fiscal Compact è un argomento complicato per carità, ma se ne sta parlando tanto in questi giorni grazie al Movimento 5 Stelle che abbiamo portato una mozione per rivedere questo trattato alla Camera dei Deputati. Abbiamo anche fatto i nomi dei 273 deputati ancora presenti alla Camera che lo votarono nella scorsa legislatura e gli abbiamo dato la possibilità e gli abbiamo detto potete redimervi oggi, visto che ci avete condannato a morte, fatelo. Ovviamente hanno bocciato la nostra mozione e quindi hanno confermato quello che per loro è la politica italiana in Europa, ovvero una politica di totale obbedienza ai diktat che ci arrivano. Quando dicono ce lo chiede l'Europa, non è un modo facile, non è una semplificazione per l'elettore, è la verità. L'Europa ci dice una cosa e loro l'accettano. Noi lavoriamo in terza commissione affari esteri dove teoricamente si potrebbe agire sui trattati, perché c'è questo meccanismo perverso per cui ti arriva un trattato già pronto e tu devi soltanto ratificarlo. Noi in commissione esteri facciamo solo ratifiche sostanzialmente. Ciò significa che tu da deputato non hai nessun potere di andare a modificare qualcosa e devi soltanto accettarlo o respingerlo, ma se lo respingi ti fanno fuori, questo è il meccanismo. Vi ricordate i tre giorni che facevano altro che parlare dello spread che saliva, spread che ci distruggeva, eccetera, eccetera, e così ci impongono qualunque cosa. Fiscal Compact. Caso Sarabayeva, un ambasciatore di un altro paese, kazako in questo caso, ordina al nostro ministro Alfano, queste sono le ultime dichiarazioni di Procaccini, che era il capo di gabinetto di Alfano in quel periodo, ordina a un nostro ministro, quindi un ambasciatore straniero, ordina a un nostro ministro di mandargli subito il suo capo di gabinetto, che va lì e prende ordini per far consegnare una bambina e sua madre a un dittatore. Ora, questo già di sé basterebbe per far saltare in aria un governo, da noi è accettato, ma ci dà una dimensione perfetta del fatto che il nostro governo, anche in questo caso, perché non credo che Alfano in sé avesse particolari interessi, il nostro governo anche in questo caso aveva degli interessi ai quali non poteva dire di no verso il governo kazako. Questi interessi, a voler essere diciamo, maliziosi, potrebbero essere relativi al gas, potrebbero essere relativi a tante altre faccende. Noi diciamo sempre che le multinazionali oggi fanno la politica italiana all'estero ed è evidente, basta anche fare un salto e andare a guardare un attimino tutto ciò che combina l'ENI in Sud Africa, cioè in Africa ad esempio, o anche in Sud America. Sarabayeva, lì abbiamo scelto di agire noi direttamente, siamo andati in Kazakistan, abbiamo incontrato la Sarabayeva, abbiamo fatto una diretta streaming da casa sua, abbiamo parlato con il ministro degli affari esteri kazako, il quale ci ha dato la ricetta per farmi barare la donna, probabilmente l'ha data a noi perché siamo gli unici liberi di poter interloquire con loro e con la Sarabayeva e il governo italiano in modo trasparente, perché nulla avevamo da giocarci in questo scambio di informazioni. La Sarabayeva ha seguito questo percorso ed è stata ora liberata. Quindi caso Sarabayeva, caso Marò. I Marò sono stati semplicemente venduti per accordi commerciali. Diciamolo francamente, questo è quello che è stato fatto. Non a caso per 22 mesi. Non a caso per 22 mesi il governo.
governo è stato immobile, hanno messo un consigliere esterno, sta facendo mistura, proprio per poter non avere responsabilità dirette. Questo è il gioco in realtà. Metti un consigliere esterno, così lui si prende la responsabilità del fallimento. In realtà le responsabilità sono di un immobilismo durato 22 mesi ad oggi. Sono stati venduti per accordi probabilmente legati agli elicotteri, che è scoperto il caso dell'August in questi giorni, e soprattutto oggi non riusciamo a battere i pugni sul tavolo indiano, perché per l'India non contiamo nulla. Non contiamo nulla perché per 22 mesi abbiamo accettato queste condizioni, perché prima di questi 22 mesi probabilmente sotto banco ci siamo giocati degli accordi che non sono alla luce del sole, ma che ci bloccano le mani ancora una volta. E i due manoni in questo momento sono lì nelle mani di un governo che in realtà di loro non ci pensa più nemmeno tanto. Allora anche in questo caso abbiamo detto: vabbè, allora andiamo noi, facciamo come abbiamo fatto con la Sarabaya, andiamo a incontrare i manoni, andiamo a cercare di capire realmente cosa sta succedendo. Ovviamente hanno capito che la questione era molto sentita in Italia, e quindi immediatamente le commissioni esteri di difesa del Parlamento si sono un attimo smosse. Cicchitto ci ha convocato personalmente per parlarci, perché chiaramente avevano paura che noi potessimo prendere in mano la situazione e delegittimarli più di quanto la natura ha già fatto con loro. Ci ha detto: noi abbiamo già fatto uscire questo comunicato in cui diciamo che faremo una delegazione ufficiale, vi chiederei se è possibile di venire con noi anziché fare una cosa di nostra iniziativa. Noi in realtà per un solo motivo abbiamo accettato, per un solo motivo, perché sapevamo che spietati e sciacalli come sono avrebbero potuto far scoppiare qualche piccolo scandalo che poteva ledere ancora di più alla vita dei due marò, altrimenti saremmo andati come abbiamo fatto la strada. Siccome quando parliamo con Cicchito gli diciamo: peccato che sei un biduista, perché altrimenti saresti anche simpatico, siccome li conosciamo sappiamo che non ci possiamo fidare, allora abbiamo detto a Cicchito in quell'occasione: il 30 c'è l'udienza, se la delegazione non parte entro il 30 noi visti li abbiamo già pronti. Quindi loro lo sanno, abbiamo già dato il nome del nostro commissario che andrà, che è Daniele Del Grosso, il nostro collega che si è occupato di più di questa questione, quindi siamo pronti eventualmente ad andare in nostra iniziativa. Ci dispiace che la delegazione ufficiale non faccia quello che noi avremmo voluto fare. Noi in questa storia vediamo tante vittime, che sono sia i marò chiaramente, che anche le famiglie dei pescatori uccisi in questo caso, e quindi avremmo voluto fare un giro un po' più ampio, però comunque vi riporteremo tutto come abbiamo sempre fatto. Le tre questioni sono collegate perché si legano a un solo principio, che è quello della totale sfiducia del mondo verso la politica estera italiana. Se non abbiamo questa fiducia noi non contiamo più nulla, e se non contiamo più nulla non possiamo essere determinanti nelle azioni che intraprendiamo e che poi si ripercuotono immediatamente in voi, perché gran parte del lavoro che facciamo in Parlamento deriva da accordi internazionali. Io a Consiglio d'Europa recentemente ho portato delle semplici parole, che erano quelle: ho chiesto ad esempio che l'accesso a internet fosse inserito tra i diritti fondamentali dell'uomo. L'ho portato a Consiglio d'Europa questo concetto perché credo che, chiaramente sono altri bisogni di alcune realtà, però in una realtà come quella europea già si può iniziare a parlare di queste cose. E ho visto tantissimo stupore perché mi hanno detto: beh, non era mai stato trattato questo argomento prima qui. Non è che Mario Di Stefano è più intelligente degli altri, semplicemente Mario Di Stefano è libero di poter dire: a noi serve questo, e prendere questa parola e portarla dove serve non è stato mai fatto fino ad oggi, perché chi andava lì non aveva alle spalle la consapevolezza di potersi spendere queste parole, perché non era libero di farlo. Noi siamo questo piccolo cambiamento che, innescandosi in un meccanismo europeo, può aprire quel canale, diciamo, per avviare un cambiamento vero. In Europa noi dobbiamo andarci con questo obiettivo, dobbiamo andarci, e ci andremo sicuramente da vincitori a maggio, dobbiamo andarci per trovare quegli altri gruppi che come noi hanno una visione, non voglio dire euroscettica, perché non lo sappiamo, noi abbiamo sempre parlato di voler fare un referendum sull'euro ad esempio, hanno una visione critica, la visione critica dell'Europa, trovare questi altri gruppi, fare un gruppo autonomo che possa davvero incidere sulle politiche europee e cambiare l'Europa per far sì che sia quella che noi chiamiamo Europa dei popoli e non Europa finanziaria, economica, che oggi si sta dicendo. Noi faremo questo per farlo abbiamo bisogno di essere una comunità, abbiamo bisogno di guardarci negli occhi e poterci fidare l'un dell'altro, perché se oggi questo teatro è pieno, perché probabilmente avete fatto passaparola tra di voi,
ma questo passaparola deve essere un'attività costante, giorno dopo giorno, perché loro ci ignorano e lo fanno strumentalmente, ma noi abbiamo la forza di essere cittadini attivi e liberi. Se facciamo questo, se ogni giorno raccontiamo quello che potremmo cambiare realmente, incidendo ogni giorno sulla nostra vita, sicuramente a maggio andremo a vincere le elezioni, cambieremo piccole cose in Europa e sicuramente...